Ho una domanda. Mai bevuto un sorso di alcol, giusto? Hai mai bevuto un sorso di alcol? Non ne ho bisogno, perché sono sempre ubriaco. Mai fumato erba? Sono sempre fatto. Non hai ancora visto i miei occhi. Oh, 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 oh. Lo so, lo so. Molto straight edge. Ma mi chiedo, essendo anch'io una persona curiosa sulla vita ai massimi livelli? O come diresti tu, alla ricerca? Come mai non hai avuto il desiderio di provare? Vedi, tu vivi in una certa società. Pensi che questo sia l'unico modo di esplorare. Io sono cresciuto in un posto dove mi sono assicurato di non essere influenzato da nulla. Qualunque fosse la religione intorno a me, la famiglia intorno a me, la comunità intorno a me, la politica intorno a me, mi sono assicurato che nessuna di queste cose mi influenzasse. Continuo a dire alla gente, vedi, sono assolutamente non istruito. Pensano che non istruito significhi non essere andato a scuola o all'università. No, non istruito significa che non hai assunto i modi di nessuno. Sei semplicemente nel modo in cui la vita è. Perché sei vita. Tutto il resto è ipotesi. Se hai fatto esperienza della natura della vita che sei e della fonte della vita che pulsa anche dentro di te, perché dovresti cercare di raccogliere foglie ed erba? Non sei curioso? Ciò che tu conosci attraverso l'erba, io lo conosco un milione di volte di più dentro di me. Quindi perché sarei curioso di una cosa del genere? Giochi ancora con l'orsacchiotto ogni giorno, oggi? No. Perché? Non sei curioso di sapere cosa si prova? Il bambino l'ama così tanto. Ho attraversato quella fase, ho fatto l'esperienza e ho deciso. È successo quando eri un bambino, giusto? Giusto. Quindi dico che sono cresciuto da quando avevo 4 anni e mezzo. Anch'io sono una persona curiosa. E ho pensato che non posso morire su questo pianeta senza sapere cosa una sostanza psichedelica fa al mio cervello. Mi sono rifiutato, è una cosa che volevo provare prima di morire. E l'ho fatto e mi chiedo come, in quanto persona che cerca, come questo non ti solletichi in qualche modo. Vedi, questo è il punto. In questo momento siamo tutti seduti nello stesso posto, respiriamo la stessa aria, probabilmente mangiamo cibo simile. In questo momento ciò che sta accadendo dentro di me, come sono, non lo cambierei con niente nell'universo. Dammi il mondo, non farò a scambio. Ecco quanto è grande. Se questo accade dentro di te, non andrai a raccogliere erba. Dico solo questo. Quindi sono curioso perché sono carente. No, se l'erba o quant'altro ti ho dato una piccola esperienza. Devi capire, l'erba non può fare l'esperienza. Sei tu che fai l'esperienza. L'erba potrebbe aver stimolato una certa esperienza dentro di te. Se venga stimolata dall'esterno o dall'interno, è l'unica domanda. Giusto? Se viene dall'esterno, ha sempre un risvolto di negatività in sé. Se avviene dall'interno, quando... Vedi, le persone bevono alcolici. Se non ci fossero i postumi della sbornia, se il fegato non si bruciasse e quant'altro, sarebbero ubriachi sempre. Se anche tu potessi essere sempre pienamente ubriaco e pienamente allerta, lo faresti. A tutti consiglierei di bere alcolici, ok? Adesso ti dico solo questo. Esiste un modo in cui puoi essere completamente fatto e completamente consapevole allo stesso tempo. Ci sono molte ricerche scientifiche che affermano che nel cervello ci sono milioni di recettori della cannabis. Pensi che stiano aspettando che tu fumi erba? Non lo so. Ma sono lì. Questo è un fatto. Quindi, chiaramente, il sistema deve possedere qualcosa che fornisca questa possibilità all'interno del sistema stesso. Non è che tu debba andare a prendere qualcosa da qualche parte. È qui. Perché questa è la più grande fabbrica chimica. Se sapessi come gestire questo, non andresti nei vicoli. Lo faresti accadere qui.